finito il secondo anno ad Ascoli, qualche problemino così con l'allenatore l'ho avuto e quindi finito il campionato me ne voglio andare. No, così parlando con Adelio Moro, che era un grande amico che giocava con me ad Ascoli, mi ha detto: guarda che c'è la Sampdoria che ti vuole. Ho detto: sì, Adelio, ma la Sampdoria in B. Mi fa: vai a parlare col presidente e poi mi dici. Mi presento al presidente e mi dice, la prima cosa che mi dice, a parte darmi una moneta d'oro per il disturbo di essere venuto a trovarvi a parlare, e già quello ti lascia un po' perplesso considerando gli antecedenti che ho avuto, e mi dice: il mio obiettivo è quello di vincere il campionato. E allora mi sono rimasto lì e ho detto: ma questo è matto, siamo in B e vuoi vincere il campionato. Ho detto: ma prima pensiamo andare su, gli faccio. E gli ho detto: andare su, ma cioè come se fossi già partecipe a quello, no? E poi devo dire la verità, quando mi ha fatto la proposta dal punto di vista economico, ho detto subito di sì, ok, dove devo firmare, e nessun problema. Ma però avevo capito che il suo obiettivo era quello di creare una grande squadra. La partenza non è stata delle più positive. Infatti spesso parlavo con Nassi, che era il direttore generale, e c'era il problema dell'ambientamento a Genova, che c'è un clima completamente diverso da quello che eravamo abituati io a Milano o ad Ascoli e qualcun altro un po' in giro per l'Italia, dove c'è una temperatura completamente diversa. E continuavano a dirmi, io ero, pur facendo qualche gol per l'esperienza che avevo, non tanto per la prestazione sul campo, non mi sentivo contento di quello che stavo dando, mi sembrava di non riuscire a correre, a dare quello che invece era nelle mie possibilità. E quindi andavo da lui a dire: ma come mai? Come se le gambe fossero pesanti. Mi fa: guarda che è un problema del tempo, della temperatura, del clima, e quindi un po' di pazienza. E invece poi adagio adagio ci siamo ripresi, non so se è stato l'arrivo di Ulivieri o meno, perché l'allenatore che l'aveva preceduto secondo me non aveva colpe. Però quando le cose vanno male, la colpa è sempre del mister. Qui l'hanno cambiato, abbiamo cominciato bene, abbiamo fatto un recupero incredibile e ce l'abbiamo fatta pareggiando la penultima partita in casa con il Rimini. Finita la partita siamo stati a sentire la radiolina, mi sembra la Lazio avesse pareggiato o perso, per cui era matematicamente promossi. Il primo festeggiamento, quello domenica sera, a festeggiare tutti insieme. Arriva Bersellini, con il quale sicuramente non ho avuto un grandissimo rapporto, né a Como, però io ero un bimbo, ero giovane, né all'Inter, infatti dopo 2 anni ho chiesto di andare via, sono andato ad Ascoli. E anche qui, tra l'altro, ho avuto una possibilità di andare via. Arriva una chiamata dalla Roma dicendo: vieni a giocare da noi. E ho detto: guarda, io ho altri 2 anni di contratto là. Con il presidente ci pensiamo noi, ma tu vuoi venire? E gli ho detto: ma perché io dovrei venire da voi? Perché arriva un allenatore con il quale ho avuto dei problemi. Chiamo il presidente e gli dico: ma signor presidente, succede così, così, mi vuole la Roma, al di là dei soldi che mi davano quasi il doppio, mi facevano anche loro un contratto biennale come i due che avevo. Io voglio restare qui, ma l'allenatore, come mi vede, mi apprezza, non mi apprezza, e quello mi considera ancora quello dell'Inter, o ha cambiato un po' parere su di me? Perché all'Inter spesso mi mettevo in panchina o ero il primo a togliere, e mi fa: Sandro, io vorrei che tu rimanessi, però sento il mister cosa dice. Dopo mezz'ora mi chiami e dice: guarda, per l'allenatore sei inamovibile, per cui per me no. E ho detto: vabbè, allora rimango. C'era anche della gente di grandissima qualità, da Mancini, Vialli, Vierco, Mannini, cioè Pari, non vorrei dimenticarmene qualcuno, Luca Pellegrini, cioè Salsano, cioè c'era una squadra che forse avrebbe meritato di vincere qualcosina in più subito, senza aspettare il cambio di allenatore, l'arrivo di un altro, forse avrebbe. C'era il gruppo per poter vincere qualcosina di più. Io me lo sento mio questa Coppa Italia perché ero capitano, perché l'ho alzata io e perché ho creduto in questo presidente che aveva questo obiettivo. Il ricordo più bello è stato il fatto che eravamo, non dico convinti di vincere perché il calcio non sei mai certo di vincere, però il presidente aveva detto ai tifosi di stare tranquilli, di stare ai loro posti, che avremmo noi fatto il giro,
cioè quasi quasi se la sentiva già lui. I tifosi si sono comprati benissimo, abbiamo fatto noi il giro con la coppa in mano, nessuno che è entrato in campo a festeggiare, chiaramente, però avrebbe creato un po' di problemi. E poi dopo la sera siamo andati tutti a cena insieme, e qualcuno si è anche ubriacato, però ne valeva la pena, insomma, era una cosa che qui non era mai successa e anche a qualcuno di noi non era mai successo, e quindi bisognava festeggiare, insomma. Faccio male al ginocchio, il nostro medico mi fa la diagnosi e poi mi opera e per sicurezza mi apre, vede che c'è il menisco rotto, mi sistema il menisco, poi mi dice guarda che qui c'è anche un crociato, però a 33 anni io direi di lasciarlo stare e di non intervenire, perché sennò dopo per il recupero devi stare fermo 6 mesi. E quindi mi ha operato solo a quello e nel frattempo il campionato era finito, il presidente Mantovani mi chiama e mi dice Sandro l'anno prossimo cambiamo allenatore, l'allenatore non ti vede nel suo progetto e quindi ti lascio libero. Per cui mi chiama Nassi, mi chiama Firenze, lui era direttore della Fiorentina, vado a Firenze, firmo il contratto e me ne torno a casa con il contratto. Mi faccio male, nel frattempo a Firenze Nassi litiga con la proprietà, va via, Agroppi che è l'allenatore va via, Piaceri che era il secondo che aveva avuto anche qui va via anche lui, chi arriva come allenatore? Bersellini. E allora ritorno giù per fare la visita medica anche da loro e il dottore dopo mi chiama, dopo averla fatta, e mi dice ma sai questo ginocchio c'ha qualche problema. In che senso? È nel senso che abbiamo già Antonioni infortunato, abbiamo già altri 2 infortunati, non vorremmo partire con un altro a rischio ogni partita che fa. E quindi la società vuole annullare il contratto fatto. Allora vado a Firenze, parlo con la proprietà, e gli ho fatto la proposta, facciamo così, io, voi mi tenete, anche se c'è l'allenatore che non mi vuole, se mi rompo del tutto, si straccia il contratto, mi pagate finché gioco, se mi rompo del tutto che devo andare a essere operato e quindi sta fermo 6 mesi, non mi pagate più, si straccia il contratto e basta, no? Talmente ero sicuro della mia condizione fisica. Mi fa no, non vogliamo correre questo rischio. Alle 11 di sera dico vabbè, allora stracciamo tutto e vado a casa. Mattino dopo mi alzo, apro la Gazzetta, la Fiorentina rinuncia a Scanziani perché è rotto. Preso Galbiati alle 11 di sera, il che vuol dire che Galbiati l'avevano già preso prima, insomma. Il problema qual è? Che tutte le società leggono Scanziani rotto, non mi vuole più nessuno. Chi è che mi ha scelto? Mi ha scelto il Genoa perché i 2 dottori delle 2 società erano amici, gli ha chiamato Capuzzo, gli ha detto ma Scanziani com'è? E lui gli ha detto com'ero, e infatti ho giocato altri 2 anni qui, 1 anno ad Arezzo, voglio dire corro ancora adesso e non ho problemi, no? Però la Samp mi è rimasta nel cuore perché qui ho fatto il capitano, qui ho fatto più presenze 5 anni, perché qui ho alzato la mia seconda Coppa Italia, però che mi sento mia è questa e non quell'altra, anche se la partecipavo, qui invece io l'ho vinta, no, io l'ho alzata. E sono la società a cui sono più attaccato perché mi sento partecipe di questa società, insomma. E quindi mi sono trovato bene, quasi mai nessuno mi ha fischiato, quasi mai nessuno mi ha contestato. Mi hanno contestato quando vivevo sempre qui nella stessa casa, nervi così, quando ogni tanto incontravo qualcuno che non aveva digerito il fatto di essere passato all'altra squadra di Genova. Allora magari ci si incrociava, mi diceva di tutto, e però vuol dire che mi volevano bene.